Ero a Genova, sto facendo una passeggiata con mio padre. Semplicemente, ne avevi, scusa. All'epoca avevo ancora 15 anni. Mm-hmm. Semplicemente stavo camminando normalissimo. Ho avuto quella che si dice una storta, ma di quelle fortissime, proprio molto molto forte. Proprio che mi sembrava quasi fra un po' di svenire dal dolore. Un po' di tempo dopo è iniziato con la vista. Mm-hmm. Iniziare a vederci un pochettino doppio, le mani, sentirle come addormentate. Che a volte, una volta succede mai quando ci si addormenta sopra alla mano o al piede, solo che è una cosa che finisce subito quando la si sveglia così. Ecco, quello invece non passava. Scusi, ma questa è una caratteristica costante della malattia? No, lui ha avuto una forma particolare, molto, molto aggressiva, queste forme autoimmuni demelinizzanti che possono proprio colpire l'età adolescenziale, quindi spesso sono appunto ragazzi di 14, 15, 16 anni. È riportato in letteratura che talvolta la malattia può avere un esordio iperacuto, soprattutto nell'età adolescenziale. All'inizio poi si è andato dai medici, che hanno fatto delle terapie con il cortisone, si riprendeva un po', però continuava ad avere una ricaduta dietro l'altra. Iniziavo a parlare al telefono, in più c'avevo il braccio sinistro che iniziava a fare così, sempre di più verso di me, e me lo ritrovavo che addirittura mi premeva sul petto, ma talmente forte che qualcuno doveva venire a togliermelo, perché proprio non lo controllavo. Quindi lui nel giro di 8 mesi, 9, da una situazione di normalità era passato a una situazione di totale dipendenza. Il primario del Galliera non sapeva com'è. Si preoccupava di sto ragazzo che non rispondeva alle terapie, sembrava andare molto molto male, e allora mi chiamò e mi disse: vieni a vedere un attimo, vediamo insieme se riusciamo a fare qualcosa. Da anni stavamo già lavorando su questa tecnica qua, che poi abbiamo utilizzato con lui, che era una intensa immunosoppressione seguita da trapianto autologo, che dirla così è un po' complicato, ma si può spiegare semplicemente. Faccio una chemioterapia che mi distrugge tutte le cellule maligne, però per evitare che il paziente soccomba, perché le cellule del sangue, le maligne bisogna eliminarle, ma ci sono anche quelle benigne che ci servono per difenderci dall'esterno e dalle malattie infettive. Allora, queste qua si raccolgono prima di fare la chemioterapia. Peraltro si raccolgono le staminali, quindi le cellule più giovani e vergini di questo sistema immune, si raccolgono prima, si mettono nel frigorifero, si fa una terapia, la chemioterapia massimale per distruggere tutte le cellule maligne, e poi si ridanno allo stesso paziente le sue cellule staminali in maniera tale che il sistema immune venga di nuovo riformato e uno possa difendersi normalmente dalle infezioni esterne, agenti batterici, agenti virali. Ora, questa che era una tecnica già usata da 50 anni nelle malattie ematologiche maligne, da 7, 8, 10 anni, eravamo al 2000, si stava utilizzando in Europa e nel mondo anche per le gravi malattie autoimmuni non sensibili alle terapie standard. Non sembravano esserci altre alternative percorribili. Ci siamo assunti un rischio, però questo è il lavoro dei medici e la situazione era tale che o facevi qualche cosa di importante oppure la situazione era destinata ad andare avanti. Prima lo prendemmo in clinica neuro per studiarlo ancora un po', forse, per essere sicuri che stavamo facendo la cosa giusta, che non era proprio, ecco, per essere certi. E poi, d'accordo con gli ematologi, viene fatta la terapia. La risonanza magnetica prima era molto attiva, questa attività si è azzerata. Le lesioni, che erano prima molto grandi, si sono molto rimpicciolite. Lui non aveva avuto più ricadute, stava recuperando dai sintomi, però c'era questo problema dell'arto inferiore gonfio che diminuiva un po' il recupero motorio, perché non potevamo mobilizzarlo tanto, perché c'era anche il rischio che potesse anche avere un'embolia da questo trombo che si era formato. Però poi, insomma, dopo 1 o 2 anni dopo lui camminava. Poi dopo un po' abbiamo saputo anche che giocava a pallone. Ho ripreso appunto una vita, insomma, normale, alla scuola, appunto averla finita è stata una bella cosa. Ho avuto anche, diciamo, importante anche quello, anche qualche vita, qualche storia sentimentale, che anche quello, insomma, che quello sono abbastanza importante. E beh, sai, conta che quello. E allora facciamo un brindisi a te. Grazie mille. Bene. Cin cin.